immagini di quei bambini nati mostri mi ricordano i 5 bambini che ha portato al Porto Furo, di cui non si parla e che li hanno trasferiti non so dove. Ho provato a parlare con 2 di questi genitori, però si vergognavano e loro non ne vogliono parlare, e quindi la cosa passa così nel dimenticatoio. Però noi lo diciamo, le discariche sono un affare, 3 km di distanza hanno dimostrato che possono creare seri problemi. Quindi noi la discarica dei Fanghi Rossi, 46 metri che gli hanno dato come autorizzazione, si stanno battendo per una discarica di sequestro, dove il Politecnico di Torino dice che ci vorranno non meno di 300 anni per smaltire questi veleni. Immaginate un po' che tipo di sviluppo ancora vogliono fare. È un affare, è un affare venire qui. E io ricordo quando sono venuto qua si parlava del terzo modulo che non si voleva, e adesso hanno dato il quarto. E quarto, ma guarda, mi ha colpito la frase dell'amica prima, è un assalto al territorio. Tutti i paesi sono interessati a questo assalto, quindi non a battaglie singole, non ad andare in ordine sparso. C'è la necessità per la Sardegna di fare una vertenza unica, un unico modello di sviluppo. Cioè non, è anacronistico parlare ancora di scarichi, di spendere 15 milioni, qui avete parlato questi dati, per un anello, quando con 15 milioni si può fare un impianto che garantisce il posto di lavoro, si ricicla e dà valore aggiunto, e quindi rifiutando la logica del rifiuto. Cioè, ma non lo fanno perché chi lo fa deve guadagnare, deve guadagnare. L'altra cosa che mi ha colpito, quindi il paese mio, Semini, nasce a Verena, c'è l'ordinanza del sindaco, ha risolto il problema così. Il prezzemolo di casa vostra, il pomodoro di casa vostra, non dovete mangiare perché non potete. E si è parlato del piano urbanistico, ma non si può costruire. Però se volete costruire vi dovete prendere la terra, siccome è tutta contaminata dentro il paese la portate lì fuori. Ma vogliamo arrivare a questo anche qui? Vogliamo arrivare a questo anche qui? Ma prima di fare questo anello, porca miseria, avete fatto vedere delle immagini terribili dell'incendio, no? In altri paesi i sindaci dicono chiudete le finestre, delle qua non hanno detto niente. Un presidente della regione, un sindaco, eccetera, non hanno detto niente, ma... Allora almeno una campionatura, così come avete fatto vedere in quel film, una campionatura degli alimenti che ci sono lì intorno è stata fatta. Noi siamo riusciti
Siamo tanti, 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 ma siamo sparsi. È arrivato il momento in cui non si può andare sulla 131 a denunciare che hanno avvelenato lì e si è in pochi. Io non ci sono riuscito a stare perché per ragioni di lavoro. Non si può andare un altro giorno a Villa Cidro e si è sempre in pochi, ma se mettiamo insieme questa gente qua, perché la regia è unica, il sistema è unico, cioè chi decide queste cose è la politica, che lo decide da destra, da sinistra, ha deciso che devono continuare a fare con questi piatti anacronistici. Ma poi vogliono mettere l'eolico, da noi vogliono mettere addirittura il carbone, immaginate un po', ancora le centrali a carbone, non sanno più dove buttarlo il carbone, però per dare lavoro e batti di casco a quei lavoratori, a quei lavoratori che stanno andando a battere il casco per avere la cassa integrazione, per avere la centrale a carbone. Cioè, occorre una rivoluzione operaria. E chiudo. Quando dico rivoluzione operaria significa che voi genitori, quelli che ancora vanno a bussare per quattro soldi, per avere la cassa integrazione, sappiano che stanno chiedendo solo per loro e non per i figli e non per gli altri. Bisogna fare la rivoluzione operaria come l'avevano fatto i nostri padri. Gli ex minatori delle miniere del Sulcis, quando gli avevano chiuso le miniere, questi ce l'hanno fatto, erano scesi in campo, avevano occupato la regione, circondato la regione e preteso un nuovo piano di sviluppo, quel nuovo piano di rinascita che ha fatto anche danni. Ecco, noi dovremmo riuscire a fare questo. È difficile, Antonio, a te ti hanno anche minacciato. Quando io stavo in provincia venivano in batticasco col manichino e la faccia di Cremone, col manichino la mia faccia, lo impiccavano, lo facevano a pezzi il signor Pilotto e tutti gli altri suoi accoliti. E quando facevamo le battaglie, il mio cane è buttato in discarica, impiccato per spaventare la gente, a questo è arrivato. Oppure ti bruciano la macchina e ti fanno questo. Vogliamo arrivare che gli facciano un altro attentato a lui per che parla? E allora, quando sentirete che la gente si vuole riunire con gli amici che vengono come De Via, come Composto, come la Zucchetto, come Muloni, come tanti altri stanno nascendo, di cui poi la cosa più brutta è che si dice questo fa campagna elettorale, Muloni sta facendo questo per questo, ma i cattivi che cazzo lo stanno facendo? I cattivi si stanno preparando a riprendersi la regione per fottersi con queste cose, quindi noi siamo i bravi che abbiamo il coraggio di denunciare queste cose, facciamolo in fretta, quando ci sarà da unire il popolo sardo bisogna stare un po' di più di quanti non eravamo l'altro giorno lì sotto il palazzo della regione. Questo ci possiamo riuscire, è difficile perché non viviamo in eterno.